Io viaggio in tutto il mondo, no? E ho visto che ultimamente la gente cercava molto più natura, cercava dei sistemi di trattamento. Una cosa molto importante, i prodotti per parrucchieri sono forse tra le sostanze più inquinanti a livello terrestre. Essendoci sempre più prodotti naturali, abbiamo ideato questo sistema che abbiamo studiato con l'Università di Bologna, con la dottoressa Piraccini, che permette ai prodotti di entrare maggiormente sulla cute e sul cappello. Sì, prodotti del trattamento per il cappello, sì, prodotti della cute. Volevamo avere sul campo le reazioni. Le reazioni sono state ottime, ma abbiamo capito anche alcune modifiche da adattare all'Eden. Ad esempio, l'anno scorso disponevamo solo di vapore caldo. Oggi invece abbiamo inserito sia il vapore caldo che il vapore freddo. Il vapore caldo serve per aprire le squame, e questo è risaputo. È come una sauna, no? Apre le squame sia del cappello sia della pelle. Il vapore freddo invece serve per chiudere le squame, per richiudere i pori. Il trattamento caldo e freddo è ottimo, lo sappiamo anche benissimo che in Svezia e in Russia si fanno la sauna e poi dopo si vanno a buttare nell'acqua ghiacciata, no? Penso che l'Eden abbia molto futuro, perché questi trattamenti oggi sono necessari. Primo, per pulire meglio il cuoio capelluto. Secondo, per far crescere i capelli. Terzo, per aiutare le dita dei prodotti ad avere dei prodotti più performanti.